La luce del sole, ormai declinante, inonda l'interno della tomba, restituendo la vita a dipinti straordinari. Era dipinta anche la lastra di copertura, un fatto del tutto nuovo, senza precedenti. Era stata scoperta la tomba del tuffatore. Ma se sovrapponiamo il disegno inciso al dipinto, appare evidente che originariamente le due figure maschili erano più piccole, più distanti fra loro e con altre posizioni delle braccia. Questa sostanziale diversità del dipinto rispetto alle incisioni si deve, molto probabilmente, all'artigiano artista più dotato di talento, che al momento di stendere i colori decise di modificare le incisioni originarie, realizzando così una composizione molto più espressiva, grazie alle maggiori dimensioni delle figure, alla vicinanza dei volti e a un'altra gestualità. Dapprima aveva dipinto i corpi come grandi masse di volumi di colore rosso-bruno e gli ingombri dei cuscini e delle coperte. Quindi era intervenuto con il disegno, realizzato in gran parte attraverso sottili linee nere grazie alle quali esaltava la costruzione delle figure, realizzava i tratti anatomici dentro i corpi e i particolari che creavano piani sovrapposti, come accade con le mani.